Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Lego il Signore degli Anelli per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio Sam e Frodo sono riusciti a catturare Gollum, che adesso li aiuterà a raggiungere Mordor. Oggi invece ragazzi pensavo di proseguire la nostra avventura su questo videogame insieme ad Aragorn, Gimli e Legolas, che stanno rincorrendo gli Uruk-hai per salvare Merry e Pipino prima che questi ultimi raggiungano Isengard. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili. Se volete acquistare Lego il Signore degli Anelli in digitale vi consiglio di comprarlo su Instant Gaming. Trovate anche in quel caso il link in descrizione. E rieccoci qua. Nello scorso episodio, come vi dicevo all'inizio del video, abbiamo completato una missione con Sam e Frodo e siamo riusciti a catturare Gollum. Oggi invece pensavo di proseguire la nostra avventura con Aragorn, Gimli e Legolas, che praticamente devono salvare Merry e Pipino catturati dagli Uruk-hai. Eccoci qua, li stanno rincorrendo. Attenzione, i cavalieri di Rohan. Eccoli che ritornano. Guarda che coordinati però. Niente male, eh. Weyla! And of Theoden, your king. Saruman has poisoned the mind of the king and claimed lordship over these lands. Ma cosa caspita stanno facendo? Track a party of Uruk-hai westward across the plain. They've taken two of our friends captive. The Uruks are destroyed. We slaughtered them during the night. May these horses bear you to better fortune than our former masters. Farewell. Ah, ci hanno regalato 3 cavalli. Ciao ragazzi. Guarda lì. Allora, cosa fa Gimli? È girato al contrario. Vabbè, ci può stare, è un nano. Non è abituato a andare a cavallo. Ciao Legolas, fai una bella cosa, va. 1, 2 e 3. Cosa stiamo costruendo? Ah, guardate. Serve a Gimli. Ok. Quello che caspita è? Ah, una cintura. Allora, recuperala. Dobbiamo seguire le tracce. Ho trovato qualcos'altro. Sì, praticamente stiamo ricostruendo che cosa è successo ieri notte. Ho trovato qualcos'altro. Ecco perché non potevo rompere quella pietra. Allora, ci serve di nuovo Legolas. Qui c'è un Uruk-hai appeso a testa in giù. Legolas, ci possiamo concentrare per favore? Grazie. Allora, ho trovato una corda. Cos'è successo? Aragorn, sei te l'investigatore. Dobbiamo andare di qua. Mi pare. Sì.
da questa parte. Ho trovato qualcos'altro. Ok, Gimli, devi distruggere quella parete. Noi nel frattempo diamo ancora un'occhiata veloce in giro. I cavalli sono scappati? Sì, sono scappati. Mi pare che non ci sia più niente. Dobbiamo costruire qualcosa. Ah, così. Costruiamo dei totem con le teste degli Uruk-hai, fantastico. Però ho lasciato qualcosa qui. Infatti, questo oggetto non è scomparso. Sta pianta non si può tirar giù. E qui non c'è nient'altro. Va bene. Allora, facciamo che proseguire. Mi piace anche esplorarli i livelli per vedere se riesco a trovare qualche oggetto extra. Oh, guardate. Ho trovato un altro indizio. Ok, un orco ha tentato di catturarli. Allora, se non sbaglio, sono andati da questa parte, forse. Vediamo un attimo. Sì. These tracks lead away from the battle. Into Fangorn Forest. Fangorn? What madness drove me there? Questo è quello che è successo ieri notte. Ah, questo qui è riuscito a sopravvivere. E li ha rincorsi. No, ho dimenticato di sbloccare un po' di oggetti extra, mi sa. Vabbè, pazienza, facciamo che proseguire. Allora. Fate che rompere tutto, dovete sbloccare il passaggio. Guardate qui quante monetine. Eccolo! Eccolo! Aia! E non è l'unico che ci sta inseguendo. Eccoli! Goblin più che orchi. Allora, bisogna tirare giù questo tronco. Dobbiamo creare una scaletta. Aia! Altri goblin. Goblin, orchi. Insomma, altri nemici. Via. Purtroppo Merry e Pipino non hanno una torcia, quindi non possiamo esplorare questa specie di grotta. E vedete che sono goblin, perché hanno la stessa armatura dei goblin di Moria. Ma neanche per sogno. Scordatelo. Facciamo un po' di piazza pulita qua. Ottimo lavoro. Guarda lì che giardiniere. Ok, ho fatto bene a distruggere tutto quanto. Ho trovato un'armatura in legno. Fantastico. Ok,
dobbiamo arrampicarci. Però non sembra un albero qualunque. E invece no. Barbalbero! Bye bye. Aia. Mi sa che Barbalbero non ha capito che lo stregone bianco ha tradito tutti quanti. Bello però, lo possiamo utilizzare. Guardate come riusciamo a spaccare tutto quanto molto più facilmente. Guarda come provano a attaccarmi. Li spazzo via in un colpo solo. Sono quasi carini. È carino il loro tentativo di tirarmi giù. Che bello poter utilizzare Barbalbero. Aia. Forse hanno capito come fermarmi. Forse. Ciao. Ho già capito che vi devo fare del male. Voilà, spazzati via. Cosa fai? Lascia stare il mio amico. Io intanto do un'occhiata in giro. Qui però non c'è niente. Solo tantissime monetine. Solo tantissime monetine. Aspettate, forse c'è qualcosa qua. No. No, 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 non c'è niente. Guarda come ci provano. Tentano anche di buttarmi dei sassi in testa. Lì ci vorrebbe Sam. Mi sa che ti conviene salire a bordo. Allora, dobbiamo premere B per aiutarlo a... superare il fiume. Ma aspettate, forse... vediamo se posso aiutarlo a recuperare il mini kit. No. A meno che... no, no, no. Ciao, vieni con me, va. Facciamo prima. Ma veramente pensi di bloccarmi la strada con un tronco? Ah, ok. Ragazzi, ma veramente, dai. Non rompetemi le scatole, please. Dobbiamo utilizzare Merry. Voilà. Abbiamo spento le fiamme. Dovremmo essere quasi arrivati in teoria. In teoria. Vediamo un attimo. Dai che ho quasi anche riempito la barra. Ah, non ce la faccio per un pelo. È vero, non ce la faccio per un pelo. Pazzesco. Saruman.
chissà di chi si trattava. Vediamo se ce lo mostrano nella scena extra. Allora, guarda, Aragorn, Legolas e Gimli. Attenzione. Ragazzi. You are tracking the footsteps of two young hobbits. Where are they? They passed this way the day before yesterday. Who are you? Gandalf. I am Gandalf. And I come back to you. Turn of the tide, Sauron will use his puppet Saruman to destroy Rohan. War is coming. Guardate che bello questo cavallo bianco. He's the lord of all horses and has been my friend in many dangers. We must travel to Edoras with all speed. Quindi, quando Barbalbero parlava dello stregone bianco, si riferiva a Gandalf il bianco e non a Saruman. Quindi Barbalbero sa benissimo che Saruman ha tradito tutti quanti. Bella, bella. Alcune cose le sapevo, però ho fatto finta di non saperle, più che altro perché non volevo svelarvi troppi dettagli in anticipo. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Lego il Signore degli Anelli qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Lego, il Signore degli Anelli. Alla prossima, ragazzi!